Torna alla città che legge, 50 autori, 50 ore senza interruzioni, 500 lettori in un tema di stretta attualità, la guerra. Si svolgerà al Teatro Marocino di Chieti dalle ore 11 del 18 maggio alle ore 13 del 20 maggio, la quinta edizione della maratona di lettura che quest'anno sarà dedicata appunto al tema della guerra. Data l'importanza dell'argomento in questi tempi assai incerti, è stato detto in conferenza stampa, la maratona raddoppia il tempo di lettura. 500 lettori si alterneranno ininterrottamente per 50 ore con 50 autori attraverso i pensieri, le storie e le testimonianze che dalla Bibbia arrivano fino ai nostri giorni. Cesare Di Martino, direttore amministrativo della Deputazione Teatrale. Il tema di quest'anno sarà la guerra. Scottante sotto diversi punti di vista, un flagello individuale, sociale, di comunità che cerchiamo di approfondire senza pretesa di esaustività con la lettura di 50 libri in 50 ore con la presenza di 500 lettori, quindi 3.000 minuti consecutivi di lettura per riflettere insieme sul tema della guerra. È un'iniziativa della Deputazione Teatrale Teatro Marruccino. Insieme a noi ci sarà la sovrintendenza di Chieti Pescara e di L'Aquila Teramo, il Giardino delle Pubbliche Letture, questa associazione che coordina sul territorio queste attività, e ci sarà per la prima volta Bibliars, che è la rete scolastica delle biblioteche abruzzesi, con la quale abbiamo immaginato un forte coinvolgimento dei giovani. L'iniziativa avrà la sua inaugurazione il 18 maggio alle ore 11 e si concluderà lunedì 20 maggio alle ore 13. Confidiamo che il teatro diventi spazio non solo di lettura ma anche di riflessione. C'è la possibilità di iscriversi fino a quando? Ci si può scrivere fino al 6 maggio, ci si può scrivere nelle librerie della città di Chieti, auspichiamo che partecipino anche le librerie della nostra regione. Ci si può scrivere via social, sulle pagine Facebook del teatro, del Giardino delle Pubbliche Letture, della Sovrintendenza di Bibliars, e ci si può iscrivere presso il botteghino del Teatro Marruccino. L'iscrizione, ripeto, è libera, è gratuita,